Cangiano, partiamo da quei minuti finali della partita quando Vergani ti ha dato il pallone. Secondo me racconti. Sì, è stata un'emozione bellissima, anche perché era, diciamo, quasi il 90esimo, quindi segnare davanti ai nostri tifosi 2-1 è stato bellissimo. È stato bravo anche Vergani a fare quella corsa, andare a recuperare quel pallone, e poi, diciamo, dopo il gol sono esploso e, diciamo, è stata un'emozione, una felicità unica. Cos'è successo all'occhio? Vediamo qualche segno. Sì, ho preso una gomitata. Questo mese ho preso un po' di botte, quindi. Però tutto a posto, adesso si va avanti. Com'è sta Cangiano quest'anno? Raccontaci la scelta di venire a Pescara nuovamente. No, sto molto bene. Quest'anno, diciamo, sono stato il primo a dire subito sì, grazie anche al presidente che mi ha dimostrato molta fiducia, e io sono molto contento di essere tornato e sono molto voglioso di fare ancora meglio. Il gruppo dell'anno scorso, il gruppo di quest'anno, le differenze. Ma sicuramente ci sono delle differenze, altrimenti ci sono stati dei problemi, però non penso che bisogna più parlarne. Ormai è il passato, bisogna imparare dagli errori. Ormai il gruppo è molto compatto e bisogna continuare così come abbiamo cominciato. L'ultima, il sogno per il futuro di Cangiani? Ma il sogno, ora come ora, io penso al Pescara e andare avanti col Pescara, e ho un obiettivo in mente con questa maglia, quindi. Quale? Ma è fare il massimo. Fino a ora penso solo a fare il massimo per questa squadra. Rimini, che squadra è? Una squadra che comunque è fastidiosa perché ha dei valori, però noi siamo consapevoli di noi stessi e andiamo lì molto concentrati e determinati nel far bene.